Ho davvero seguito un corso di vlogger. In questo video te ne parlo. All'inizio dell'estate del 2016 ho frequentato un corso a Milano di vlogger. Spinto dalla curiosità e da alcuni obiettivi personali da raggiungere, ho deciso quindi di iscrivermi e partecipare in primis per mettere in gioco me stesso, per affrontare la mia prima esperienza a Milano, diciamo così, e poi per capire ulteriormente come muovermi all'interno appunto del mondo di YouTube. Ti dirò subito che in linea generale il corso ha toccato molti aspetti che io conoscevo già e che avevo già preso in maniera completamente autonoma, sia all'interno di studi personali, sia con la partecipazione ad altri corsi, ma anche per studi che si possono agevolmente fare online. Google te ne offre parecchi. Per alcuni aspetti è stato per me un ripasso. Altri aspetti invece sono riuscito a coglierli e a focalizzarli solo grazie a questo corso. Ma adesso andiamo con ordine. Tutta la parte tecnica e pratica sul fare video, come le inquadrature, il montaggio, l'illuminazione, ovviamente erano da me ben conosciute prima del corso. Per non parlare poi del mondo YouTube e Google, che ho avuto modo di conoscerlo in maniera del tutto autonoma. Molto interessanti però sono state le lezioni dedicate per esempio alla creazione del sito web tramite WordPress, che mi ha reso possibile creare il mio primo sito web personale davvero serio, cosa che io non avrei mai pensato di riuscire a fare e che, se non hai ancora visto, ovviamente ti linko sia qua nelle schede informative sia ovviamente sotto in info box. Molto utili sono state inoltre le lezioni di marketing, che mi hanno fatto aprire gli occhi su molti aspetti che o davo per scontato o che non avevo minimamente preso in considerazione. L'organizzazione, il prefissarsi degli obiettivi da raggiungere, muoversi secondo questi elementi, crearsi quindi una tabella di marcia, rendono possibile la crescita e la continuazione di qualsiasi cosa, sia che si stia parlando di un canale YouTube, sia ovviamente che si stia parlando di un progetto personale o di un lavoro o di uno studio. Durante il corso ho avuto modo di entrare in contatto con alcuni famosi YouTuber italiani, che ovviamente non cito per ovvie ragioni. Il confronto con le persone che usano YouTube quotidianamente e che sono quindi a conoscenza delle difficoltà di crescita all'interno della piattaforma è stato per me di enorme aiuto. Credo che lo scambio infatti sia molto importante. Infatti ho ricevuto consigli e suggerimenti per potermi migliorare e per poter migliorare non soltanto me stesso ma anche alcuni aspetti del canale, alcune cose che magari non prendevo in considerazione, per esempio la qualità, l'organizzazione, la grafica e l'utilizzo dei social. L'utilizzo dei social per chi vuole crescere all'interno di YouTube è fondamentale, è uno strumento infatti molto importante che può aiutare davvero. Mi sono però accorto che per molte persone il mondo di YouTube sembra una cosa tutto sommato semplice e che basta seguire determinate regole, poi dopo il successo è garantito. Ahimè però, io che vedo YouTube, potremmo dire dall'interno, cioè da chi crea dei video da pubblicare su YouTube e utilizza YouTube parecchio, la realtà purtroppo è molto molto diversa, è molto più complessa sicuramente, e non sono soltanto io a dirlo, ma sono anche moltissimi altri YouTuber che ogni giorno si scontrano con la realtà dei fatti. Nonostante abbia frequentato il corso e abbia studiato molto in maniera autonoma, purtroppo non sono arrivato alla formula magica e sicura per crescere su YouTube, quindi posso solo però condividere con te alcuni aspetti che ho imparato e che potrei approfondire nei prossimi video, sempre se c'è un riscontro da parte tua o sempre se possono essere dei consigli utili a chi magari vuole intraprendere la carriera di YouTuber. Innanzitutto bisogna avere, secondo me, tutto sotto controllo e cercare di organizzarsi nella maniera migliore possibile. YouTube purtroppo oggi come oggi, per come si è evoluta la piattaforma, non può essere visto e considerato soltanto come un hobby. Ci sono molte persone che qua si scontrano dicendo che YouTube deve essere un piacere, YouTube deve essere un hobby, YouTube non deve essere un lavoro, eccetera. Però se tu vuoi fare dei video e vuoi crescere su YouTube, non lo puoi considerare soltanto come un hobby, perché un progetto YouTube ha bisogno di essere seguito, ha bisogno di essere pianificato, ha bisogno quindi di essere visto non soltanto come un hobby, e non puoi dedicarci soltanto del tempo perso. C'è bisogno di un'organizzazione molto più sistematica. Bisogna essere metodici e regolari, bisogna cercare di migliorarsi sempre, sia per qualità, sia per grafica, sia per social. I social, come ti ho detto prima, sono importantissimi se si riescono ad usare bene nel modo giusto. In questo caso il sottoscritto per esempio sta ancora studiando per capire meglio come utilizzare i social a vantaggio appunto del mio canale YouTube. Non è una cosa semplicissima e scontata, ti dirò. Se tu hai già un canale YouTube e conosci i meccanismi che ci sono dietro, saprai già tutte queste
cose, ma chi invece YouTube non lo conosce o non ha ancora un canale e magari è intenzionato ad aprirlo, troverà alcune informazioni contenute in questo video magari utili per incominciare a muovere i primi passi. Ho notato infatti che se uno non c'è dentro e non mastica il mondo di YouTube, molte cose non sono così immediate e scontate, e quindi è utile avere delle informazioni in più che sono comunque utili per poter pianificare il proprio arrivo su questa piattaforma. In internet puoi trovare moltissimi canali, utenti, siti, corsi online che ti possono aiutare a capire come meglio crescere, come migliorare, come iniziare ad usare internet in maniera consapevole per poter creare la propria presenza online. Molte cose le puoi studiare e apprendere da solo frequentando e studiando YouTube stesso, secondo me. Vedere l'andamento di alcuni canali, magari cercando di monitorare gli iscritti e le visualizzazioni, che sono tutto sommato pubbliche, e controllare l'andamento di queste due variabili, quindi il visitatore, quindi la visualizzazione, e il numero di iscritti, considerando però un determinato lasso di tempo, che ci farà appunto capire come cresce effettivamente quel dato canale. Ti sto parlando di queste cose perché recentemente molti YouTubers hanno denunciato in molti video come sia diventato sempre più complesso, sempre più difficile crescere e creare qualcosa su YouTube. Credo che parlarne e confrontarsi, ovviamente scambiandosi anche idee e pareri, possa essere un buon modo per rendere la community di YouTube più chiara e semplice. Per questo io ho deciso di fare questo video. Non so se le mie informazioni possono essere state del tutto chiare o del tutto utili, spero però che tu abbia capito la complessità che c'è nel fare video su YouTube. Per questo io ho deciso all'interno di questo canale di pubblicare ogni tanto dei video che parlano appunto del mondo social. Non avranno una cadenza regolare, però diciamo che se tu seguirai questo canale troverai, oltre agli altri video pubblicati, anche dei video che saranno appunto collegati e potremmo dire verranno rinchiuse all'interno di una playlist, che avranno appunto come oggetto l'analisi di determinate questioni del mondo YouTube o del mondo vlogger o del mondo YouTuber, appunto. Perché? Perché credo che sia una cosa fondamentale condividere con voi quello che magari io sono riuscito a imparare in questi anni su YouTube. Io su YouTube ci sono da parecchio tempo, ho avuto più canali che non sono mai ingranati del tutto, non sono mai ingranati del tutto per il semplice fatto che forse non mi applicavo nella corretta maniera e quindi per quello non sono cresciuti. Studiando ho quindi imparato a capire dove avevo sbagliato e dove potevo sicuramente migliorarmi. Ovviamente io non sono nessuno qua su YouTube perché il mio canale è piccolissimo, ma siamo in crescita e voglio anche fare questi video per vedere se effettivamente le cose che ho imparato e le cose che sto applicando su YouTube mi stanno poi dando degli eventuali risultati o dei frutti. Sicuramente qualche risultato l'ho cominciato già a vedere, ma aspetto di parlartene nei prossimi video perché aspetto di raccogliere ulteriori frutti, ecco, diciamo così. Per ora, anche questo video è terminato, io ovviamente ti lascio qua tutti i miei link per iscriverti al canale, per visitare il mio sito web, ti puoi ovviamente iscrivere alla newsletter per rimanere sempre aggiornato e ti lascio anche il link a un video che ti può interessare. Ti ringrazio quindi per l'attenzione, ti aspetto nei miei social, aspetto ovviamente i tuoi commenti qua sotto, grazie, ciao e a presto!